Edoardo Goldaniga, i tre attaccanti dell'Ascoli si sono dimostrati forse magari un pochino più forti di quanto ci si aspettasse, ottimi palleggiatori, comunque a livello difensivo, tranne qualcosa nel primo tempo, avete sofferto pochino. Sì, no, erano due, tre molto rapidi, veloci, con un buon palleggio. Sicuramente non eravamo sottovalutati dall'inizio, sapevamo la loro forza, però credo che comunque ci siamo abbastanza difesi abbastanza bene, anche se nel primo tempo c'era un po' troppo spazio fra difesa e centrocampo e non riuscivamo molto a accorciare. C'era un po' il vento, un po' il. Il primo tempo è stato un po' delicato, però dopo ci siamo sistemati e abbiamo cercato in tutti i modi di andare a recuperare la partita. Definitivamente archiviata la sconfitta di Gubbio, non era facile anche dopo un primo tempo che insomma vi ha visto chiudere sotto, prendere gol pochi minuti prima dell'intervallo, si sa non è poi sempre facile tornare in campo e recuperare. Sì, no, certo, siamo riusciti con la testa a ripartire subito forti nel secondo tempo e alla fine il nostro cuore, la nostra forza, il nostro gruppo è riuscito a portare a casa i 3 punti, che era la cosa più importante oggi dopo la sconfitta di Gubbio. Venerdì si va a Benevento contro una delle squadre candidate alla vigilia, alla vittoria del campionato. Che partita vi preparate ad affrontare? Ma sicuramente sappiamo la loro forza, però non abbiamo paura di nessuno e andiamo a testa alta e cercheremo di portare a casa i 3 punti o cioè comunque cercheremo di fare la nostra partita.